innanzitutto andiamo dal 15 luglio al 9 settembre, iniziamo a Sokieve con i solisti veneti, con questo grandissimo violinista Milenkovic, giovane ma che ha già vinto tutti i concorsi possibili con un programma veramente molto frizzante. E poi subito il giorno dopo abbiamo un artista regionale, Daniele Pascoletti, ma che è già concertino alla Scala di Milano. Quindi la grande alternanza tra artisti anche di caratura internazionale, vengono dagli Stati Uniti, dalla Cina, da Israele, dalla Germania, dalla Repubblica Ceca, dalla Russia, dal Kazakistan e così avanti, alternati a musicisti regionali, produzioni anche nuove o produzioni che comunque hanno già segnato, come Strolik ad esempio, oppure la Elsa Martin che eseguirà delle songs su dei testi di Fabio Cappello con le musiche di Renato Miani. Quindi è veramente un programma molto variegato, perché il turista può così andare nei diversi luoghi anche una sera dopo l'altra e trovare sempre una proposta diversa. Vorrei ricordare ancora la collaborazione con l'ERT, ad esempio l'ente di circuitazione regionale, che ci porterà due spettacoli: la Sarah Jane Morris, questa grandissima cantante inglese a Comelians, e la Nona di Beethoven con l'orchestra da camera di Padova e del Veneto al coro del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno tocchiamo Sappada anche, quindi diciamo che il territorio si allarga da Sappada fino a Pontebba, e chi viene a Canne Armonie può sia sentire la musica, ma anche, come può apprezzare sul libretto, trovare diversi spunti per fare la passeggiata, piuttosto che vedere una mostra, piuttosto che andare a un sito archeologico. Quindi la Canne è ricca di tante cose, oltre che di un'ottima enogastronomia. Si conclude il 9 settembre, ricordiamo in questa occasione il terremoto di settembre di 40 anni fa, con il Requiem di Mozart nella versione di Zerni, quindi per coro, solisti e pianoforte a quattro mani, una versione molto particolare ma veramente molto bella, nella bellissima chiesa Pieve di Cesclans di Cavazzo, o nelle pieve, nelle chiese o anche in qualche sala. Quindi differenziamo il genere a seconda anche della sala, perché se la pieve è molto piccola e se è deposta in un sito anche magari difficilmente raggiungibile alla grande massa, mettiamo un violoncello solo ad esempio; se lo spazio è più grande, come all'Abbazia di San Gallo a Moggio, mettiamo l'orchestra che viene dal Kazakistan. Quindi c'è una differenziazione a seconda dei casi, a seconda del luogo. Siamo arrivati ai 25 anni, devo ricordare anche chi mi ha preceduto, che ha avuto questa idea che 25 anni fa è stata assolutamente innovativa, di fare proprio in Carnia, di valorizzare queste pievi con delle gemme musicali. Ricordo Giorgesi o Renato Quaglia, che poi hanno passato la mano e hanno fatto sì che questo festival sia veramente molto frequentato e possa in futuro diventare il volano anche per tante altre iniziative della Carnia che magari non hanno questa visibilità che potrebbero avere. Ricordo che l'informazione, oltre che sul libretto, che è bellissimo tra l'altro con l'immagine di Ciliberti che ci ha gentilmente donato, possono essere trovate nei vari siti di Carnia Welcome in tutta la Carnia o anche i siti regionali dell'ufficio turistico, ma soprattutto sul sito www.carniarmonia.it, che è sempre ricco e che è già online.